Buongiorno a tutti, oggi vorrei fare una sorta di video buoni propositi di lettura per l'estate. In realtà credo di non aver mai fatto un video del genere, però mi piaceva, visto che sto leggendo troppo poco per i miei standard, mi piaceva pormi degli obiettivi per questa stagione, e magari alla fine dell'estate, quindi a fine settembre, vedere magari insieme se sono riuscita a mantenere questo buon proposito, questi buoni propositi di lettura. Forse mi sono posta un obiettivo un po' troppo alto, ma visto che comunque ad agosto sarò in ferie, proprio fuori dalla città per una decina di giorni, ma in ogni caso farò 3 settimane di ferie dal lavoro, spero di potermi concentrare un pochino di più sulla lettura e quindi ho detto, vabbè, proviamoci. Vi mostro 5 libri, ho selezionato 5 libri nella mia libreria che mi piacerebbe leggere nei prossimi 2 mesi, diciamo. E partiamo con, ve li faccio vedere, alcuni libri li ho in libreria davvero da tanto, alcuni invece sono più recenti. Parto dai più recenti, li avete già visti probabilmente in un haul letterario, insomma. Non mi ricordo quando l'ho fatto, però insomma non troppo tempo fa. Questi due sono Le ragazze di Emma Klein e L'amica geniale di Elena Ferrante. Questi sono due acquisti relativamente recenti, ma acquisti fatti proprio con la voglia di leggere questi due romanzi, quindi spero di riuscire già, tra virgolette, a portarli a casa. Non so bene in realtà se partirò, perché io vado 10 giorni in Scozia, l'ho già detto in qualche video precedente, se mi porterò i libri cartacei o l'e-reader, però insomma i titoli saranno sicuramente alcuni di questi o tutti questi, chi lo sa, in 10 giorni dubito di poter far miracoli. Poi gli altri tre invece sono dei libri che ho in libreria da un bel po' di tempo. Uno è un grande ritorno non alle origini, però insomma un grande ritorno a uno dei miei scrittori e alle mie saghe preferite, e è Alexander McCall Smith con L'ora del tè, ovvero un altro caso della detective Precious Ramotswe, la detective numero uno del Botswana. Se mi seguite da un po' lo sapete, io adoro questa serie, adoro il personaggio della signora Ramotswe e sogno un giorno, magari in realtà è un po' orribile, non lo so, però sogno un giorno di poter andare in Botswana e vedere dal vivo i paesaggi e le atmosfere che questi romanzi raccontano. Quindi questo sicuramente lo leggerò con molto piacere e sarà anche una lettura, penso, piuttosto leggera e semplice. Dopodiché, un altro libro che ho in libreria da un po' è questo di Anne Holt, Non deve accadere, che è il seguito ideale di Quello che ti meriti, se non, sì, Quello che ti meriti, che è un altro giallo con gli stessi protagonisti che sono Vic e Stubo, che sono tra virgolette, diciamo investigatori. In realtà è un po' più complicato di così, però non sono qua a raccontarvi i libri che ho già letto. I due protagonisti di questa serie si sono incontrati nel romanzo precedente, ovvero appunto Quello che ti meriti, e questa è la loro seconda indagine. L'avevo in libreria da un po' e sono curiosa di vedere come prosegue la situazione, perché ricordo che mi era piaciuto molto sia lo stile di Anne Holt che la caratterizzazione di questi due personaggi. È passato un bel po' di tempo, quindi non mi ricordo proprio tutto benissimo, ma sono sicura che leggendo il libro poi mi tornerà in mente. E l'ultimo libro che vorrei leggere, qua devo fare veramente un mea culpa, sono veramente indietro, indietro con la lettura del mio amato Murakami, ditelo come volete, tant'è che ho ancora da leggere L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, e non solo ce l'ho ancora da leggere, ma è ancora, non so se si vede qua, è ancora incelofanato il libro, non l'ho neanche mai aperto. Quindi devo assolutamente mettermi in pari, anche perché nel frattempo sono uscite altre cose e no, insomma, non si può. E quindi questi sono i 5 libri che io vorrei leggere
durante questa estate. Spero davvero di farcela. Vabbè, ovviamente leggere è un piacere, quindi non voglio neanche forzarmi, però ecco, mi piaceva pormi un po' un obiettivo. Fatemi sapere se avete per caso qualche libro che avete lasciato magari in attesa di lettura e pensate di prendere in mano magari in questa stagione. Io penso di aver detto tutto quello che dovevo dire, quindi spero che questo video vi abbia intrattenuto, magari vi abbia dato qualche idea di lettura e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!